La condizione fisica è un valore aggiunto, così come la voglia di centrare il risultato. Urge tuttavia migliorare la compattezza tra i reparti, serve più equilibrio nell'organizzazione difensiva, in particolare nella fase di non possesso. Finora in campionato 9 gol realizzati, ben 6 subiti in 5 partite. Per una squadra forte con ambizioni di primato sono troppi, spesso la difesa è mal protetta. Per caratteristiche l'organico sarebbe condizionale d'obbligo, funzionale al 4-3-3, ma di questo abbiamo già parlato a fine mercato. Si torna subito in campo, turno infrasettimanale, impegno sul terreno del Gubbio, tuttora imbattuto, al pari di Cesena, Reggiana e appunto Pescara. Due vittorie in altrettante sfide esterne per i biancazzurri, privi di Chiarella, Bocic, Pompetti e Ingrosso, uscito malconcio dal confronto con la Viterbese. Il probabile 11 di Gennaro Trepali, Iannes, Drudi e Frascatore nel cuore della difesa. Cancellotti in zitta sulle fasce, a metà campo il tandem Rizzo-Memusciai, davanti Clemenza e Dursi a supporto di De Marchi. In sintesi, quattro probabili novità dal primo minuto rispetto al match con i laziali. Panchina per Galano, che a Gubbio ha conquistato la B con Torrente in panchina, 5 gol in 30 presenze nel 2010-2011. Per contro, umbri solidi, appena 2 reti al passivo, capaci di uscire indenni dalle trasferte di Cesena, Reggio Emilia e di battere nettamente in casa la Virtus Entella. Al Barbetti 2 successi su 2, unico assente Fantacci a causa di un risentimento al quadricipite. 4-3-3, il probabile 11, Ghidotti, Trepali, Uca, Da, Signorini, Ridolfi e Aurelio in difesa. Cittadino in cabina di regia, Mezzali, Lex, Boulevardi e lo spagnolo Sainz Mazza. In attacco il tridente, Arena, Sarao, Magni, Torrente. Abbiamo studiato gli avversari, sappiamo che incontriamo una squadra che ha delle grandi individualità, che è una squadra che ha grande ritmo, una squadra costruita per stravincere il campionato, quindi ci aspetta una gara difficile, ma noi giochiamo in casa, abbiamo rispetto di tutti, ma proveremo a batterli, anche se sappiamo che per batterli dobbiamo fare veramente una grande impresa. Come si ferma soprattutto un giocatore come Galano? Ma intanto mi fa piacere rivedere Cristian, perché è stato per me un giocatore importante, un ragazzo eccezionale, siamo stati insieme 3 anni, un giocatore che con questa categoria non c'entra nulla, e quindi lo rivedo con grande piacere. Nelle immagini il precedente di quasi 10 anni fa, 28 aprile 2012, dominio assoluto, calcio spettacolo targato Zeman, 3 legni, 1 di Caprari, 2 di Lorenzo Insigne, che a porta vuota spreca l'impossibile. Protagonista l'estremo difensore umbro Farabi, sostituto dello squalificato Donnarumma, ma nel finale il sindaco Marco Sansovini subentra a Caprari e, magistralmente assistito da Marco Verratti, sblocca il punteggio. Colpo di testa in anticipo su Mario Rui, palo e tap-in vincente, 2-0 a chiudere la pratica di Lorenzo Insigne, illuminato da Damiano Zanon.